sanno come va del senato. Di procida.com, buon pomeriggio, ci troviamo ad Acquamorta dove è stato fischiato il primo via che ha dato appunto l'inizio, l'avvio ai giochi di Vivi l'Estate, giochi che proseguiranno per tutto il mese di luglio. Iniziamo con i weekend, poi ci sarà la kermesse dal 22 in poi con la premiazione, salvo ovviamente imprevisti, del 2 agosto. I ragazzi si sono cimentati nel ballare la prima per la prima volta la sigla, che ovviamente sarà d'apertura e da chiusura per tutta la kermesse dei giochi. Primo gioco, wall painting, detto in gergo il murales, quindi i ragazzi, tre per ogni squadra, si sono cimentati nel realizzare la propria opera d'arte utilizzando i materiali più vari. C'è chi utilizza la pittura, chi invece preferisce la bomboletta, qualcuno sta utilizzando il cartone, qualcun altro sta adoperando le conchiglie o comunque la sabbia. Un murales che, come ricordiamo, un po' è il simbolo di Acquamorta, perché per tutto l'anno, fino ovviamente alla prossima edizione, rimarrà sulle nostre pareti. Ricordiamo quest'anno un evento importante per l'associazione Vivi l'Estate, perché è il 25esimo anniversario dei giochi, quindi tradizione oramai che vede numerosi ragazzi, ovviamente non solo di Monte di Procida, divertirsi per un fare squadra, anche in qualche modo provarsi, divertirsi insieme per tutta l'estate. Non mi